Buongiorno. Il testo della meditazione di questa mattina lo troviamo in Luca 11:9. Io altresì vi dico: chiedete con perseveranza e vi sarà dato. Cercate senza stancarvi e troverete, bussate ripetutamente e vi sarà aperto. Questo è probabilmente uno dei testi più noti del Vangelo, ma allo stesso tempo uno di quelli che riceve una lettura molto superficiale. Perché? Qui non possiamo notare che Gesù sta chiedendo a noi, a nostra volta, di chiedere. Non lo sta semplicemente chiedendo, lo sta quasi ordinando, come se dovesse far parte integrante della vita del cristiano. Dunque possiamo essere tentati dal pensare che Dio sia come un bancomat, che qualunque cosa gli chiediamo, lui ce la debba dare. In realtà non è neppure questo il senso di questo versetto, poiché noi non abbiamo alcun diritto su Dio. Non possiamo vantare né millantare alcun diritto su Dio. Infatti esistiamo per sua misericordia, siamo stati creati e chiamati all'esistenza per il suo volere, per il suo disegno, per sua grazia, e come tali siamo stati redenti. Noi non abbiamo offerto nulla al Signore, come dice un altro famoso testo: nessuno gli ha dato qualcosa perché poi l'Eterno gli debba il contraccambio. Dunque, qual è il senso delle parole di Gesù? Il chiedere di Gesù è tutto basato sulla fiducia, che è il recipiente della misericordia divina. Noi possiamo ricevere la misericordia unicamente in proporzione alla nostra fiducia. Un noto episodio dell'Antico Testamento che vede il profeta Eliseo come protagonista ci racconta questo con una bella metafora. In questo episodio al re viene chiesto di battere a terra in maniera tale da poter sconfiggere simbolicamente i Siri. Egli percuote il suolo unicamente 3 volte e in questo il profeta si rattrista molto perché dice: hai percosso il suolo solamente 3 volte, perciò non riuscirai a sconfiggere completamente i Siri, ma li batterai solamente 3 volte. Avresti dovuto battere 5 o 6 volte, allora avresti avuto la piena vittoria. Ecco, spiritualmente questo si collega al testo che abbiamo letto, le parole di Gesù, proprio perché Gesù dice: senza stancarvi. Dunque non dobbiamo avere sfiducia e pensare che il Signore non ci ascolti o che sia troppo occupato per appunto preoccuparsi di noi. Questa è falsa umiltà, questa invece nasconde un amor proprio. Cos'è la vera umiltà, dunque? La vera fiducia dei figli. La vera fiducia dei figli sta nel fatto che possiamo chiedere, continuare a chiedere, come nella parabola del giudice iniquo, perché noi sappiamo che non abbiamo invece un giudice iniquo, ma il giusto giudice, il Padre buono e misericordioso nel cielo, che ci ascolta, ci accoglie e ci esaudisce secondo la sua volontà. Ecco dunque che la preghiera diventa il modo attraverso il quale noi non presentiamo richieste a Dio, ma invochiamo la sua volontà nelle nostre richieste. Dobbiamo pregare perché le nostre richieste scaturiscano da un cuore in armonia con la sua volontà, perché noi sappiamo chiedere le cose che a Lui sono gradite e non quelle che sono gradite al nostro cuore ingannevole. Ecco dunque il segreto di questo versetto: la fiducia di un figlio che sa cosa chiedere e che si la chiede senza stancarsi, senza dubitare, aprendo le braccia e potendo prendere tutta la grazia che può, tutta quanta Dio vuole. Il Signore non è rallegrato da chi cerca poco, da chi si mette in disparte. Il Signore è rallegrato da chi chiede con fiducia per il bene della sua opera, per ciò che Egli vuole, per il progetto di Dio. E allora non ci stanchiamo di chiedere a Dio di adempiere il suo progetto in noi e vedremo come risponderà.